È stato proiettato ieri a Nuoro nell'auditorium del Museo del Costume il documentario Dalla Quercia alla Palma, i 40 anni di Padre Padrone, diretto da Sergio Naizza, che racconta la trasposizione cinematografica del libro Padre Padrone di Gavino Ledda ad opera dei registi Paolo e Vittorio Taviani, girato nel 1977 e premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Alla proiezione, introdotta dal critico cinematografico Alessandro Stellino, hanno partecipato il regista Sergio Naizza e l'attore e regista Omero Antoniuti, che nel film interpretò Efisio Leda, padre di Gavino, che venne invece interpretato da Saverio Marconi. I due protagonisti del film si rincontrano nel documentario di Naizza, ritornando sui luoghi in cui vennero girate alcune delle scene più significative del film. Il documentario, prodotto da Carel con la collaborazione della sede regionale della RAI per la Sardegna, ha il patrocinio della società umanitaria Cineteca Sarda e il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. Il documentario è dedicato agli attori sardi che nel 1977 parteciparono al film. L'opera di Naizza, a 40 anni di distanza, ripercorre la storia del film, le vicende della sua realizzazione anche attraverso il contributo dei fratelli Taviani, di Nanni Moretti, che interpreta Cesare, e dello stesso Gavino Ledda. Una proiezione cui è affiancata la mostra fotografica Lo sguardo oltre, con gli scatti di Umberto Montiroli, fotografo di scena, sul set dei fratelli Taviani. Una rievocazione di un'opera potente che descrive una Sardegna ancora arcaica e che suscitò all'epoca della sua uscita un mare di polemiche, ma che rimane una testimonianza su una Sardegna che non c'è più. Il documentario Dalla Quercia alla Palma, i 40 anni di Padre Padrone, vuole ricostruire la storia di un film che ebbe poi un successo planetario con edizioni proiettate in tutte le sale cinematografiche del mondo.